Dante cercava ancora Beatrice nei luoghi familiari della giovinezza. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua divien tremando muta. Il famoso sonetto rappresenta il culmine della vicenda amorosa narrata, o per meglio dire, evocata nella Vita Nova, la prima opera organica di Dante. I testi poetici qui raccolti risalgono in buona parte agli anni giovanili e sono inseriti in un racconto in prosa che funge da contesto narrativo, ricostruisce cioè la storia dell'incontro e dell'amore tra Dante e Beatrice e da commento. Le parti in prosa sono state composte dopo la morte di Beatrice, avvenuta nel 1290. Per l'alternarsi di prosa e poesia, l'opera è un prosimetro. Nei 42 capitoli che la compongono, viene raccontata la vicenda più importante della giovinezza di Dante, l'incontro con Beatrice, l'innamoramento e il corteggiamento che si conclude in maniera tragica con la morte improvvisa dell'amata. In una certa misura, quindi, si può dire che l'opera è una sorta di autobiografia della giovinezza di Dante. La Vita Nova del titolo allude proprio a questo, alla giovinezza, ma anche e soprattutto alla vita che è iniziata dopo il primo incontro con Beatrice, al suo nono anno di età, una vita spiritualmente rinnovata, illuminata dalla presenza di lei. Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle autobiografie, l'io che scrive è qui, piuttosto che il protagonista dell'azione, il testimone di eventi memorabili, la vita e la morte di Beatrice. L'esile trama narrativa si sviluppa in 42 brevi capitoli ed è scandita da almeno 6 momenti chiave. Il primo incontro a 9 anni, il secondo incontro e il saluto di Beatrice 9 anni dopo, l'episodio della donna schermo, un motivo tipico della tradizione cortese, la negazione del saluto da parte di Beatrice e la successiva nascita della nuova poetica della lode, la morte di Beatrice preceduta da foschi presagi e la visione conclusiva dell'amata. La Vita Nova non è il canzoniere dei trovatori, né tantomeno una semplice raccolta di componimenti poetici. Già nella decisione di selezionare le poesie giovanili e di rielaborarle per raccontare, sempre in chiave simbolica, mai strettamente autobiografica, la storia di un incontro decisivo nella propria esistenza, si coglie la differenza che separa Dante dai suoi colleghi del Dolce Stil Novo. Questi ultimi non sentirono mai l'esigenza di dare una forma ordinata e organica ai loro componimenti poetici. Essi ci sono giunti infatti come antologie allestite da altri, come assemblaggio meccanico di versi. Dante invece non solo compie un'accurata opera di selezione delle sue composizioni giovanili, non tutta la sua produzione lirica confluisce nella Vita Nova, ma le organizza all'interno di uno schema narrativo dando vita a un'opera organica. Questa è anche l'occasione per un bilancio di quanto, in poesia, Dante aveva saputo fare sino ai suoi 30 anni.